quella aperta, scusami. Ma per sparire via però. No, ma mi serve, dico qua. Ma perché non ci vada qualcuno e la stacchi? Perché magari quello che rimane sotto è più comporto. Cioè che denti. Perché qui è già saltato via. No, questo dente è durissimo, cioè fa molto. Occhio. Aspetta un attimo. Aspetta, dai che sto per rimanere. Vai, dai la porta, sì, ecco. Quando Marco mi ha parlato di questa potenziale area boulder, gli ho detto subito andiamo a vedere quello che si può fare. Abbiamo individuato 4 zone, poi abbiamo scoperto che alcune erano già state pulite e liberate, quindi ci siamo concentrati subito nella zona denominata la bandiera. In poco tempo siamo riusciti a tirar fuori 30 linee. È carino, cioè ti devi muovere, non è difficile assolutamente. A Brescia e mi capita spesso di tornare qui per scalare, prevalentemente in falesia, perché non ho mai saputo di aree boulder. Però un giorno mi sono detto, ma con tutte le colline, i monti che ci circondano, dovrà esserci un posto dove trovare dei blocchi. Allora un giorno ho aperto Google Maps e ho incominciato a scrollare, a cercare, a guardare dall'alto se ci fosse un posto. E ad un certo punto ho visto un'area vicino ad una cava che era piena di puntini bianchi. E allora ho incominciato a fare delle ricerche online, a controllare sui forum, a vedere se qualcuno ne avesse mai parlato. Avevo trovato qualcosa, ma poco o nulla. A quel punto, alla cieca, ho guardato Giorgio e gli ho detto: Gio, andiamo e proviamo, cioè cosa dobbiamo fare? Ogni volta che liberiamo o puliamo una linea è come se stessimo dando vita a qualcosa di unico, con i suoi movimenti, la sua storia e anche tutte le sue piccole difficoltà.
qualcosa dove la gente potrà, non lo so, passare delle belle giornate scalando, divertendosi e mettendosi alla prova. Quella là è buona, sopra a sinistra. Ah, sopra, sì, top. Buona. Questo è duro. La cosa molto figa di questo, di quest'area boulder, è che è calcare, quindi abbastanza raro trovare una zona boulder sul calcare. Esposta a sud, quindi prettamente invernale, e si scala anche a mezza manica in inverno. È all'interno di una cava, quindi i sassi sono lavorati dall'uomo, però questo ha permesso anche di avere delle linee veramente pazzesche. Prendere, andare la mattina, avere ben chiaro quello che bisogna fare, anche se poi ovviamente cambia in corso d'opera, perché succede una cosa piuttosto che l'altra, vedi un'altra linea, ti sposti, dici no, facciamo prima questa che deve essere più interessante. Però la soddisfazione di portare, dare anima, portare fuori e dare anima a queste rocce è impagabile. I gradi non sappiamo bene darli, e quindi sicuramente sono dal quinto al settimo, forse ci sono qualche 7B, comunque su quel grado lì. L'obiettivo finale poi sarebbe anche quello di creare una guida, in modo tale che chiunque poi possa usufruire al meglio di quest'area, trovare con facilità le varie linee e i vari blocchi. Per questo, oltre al lavoro di pulizia e di preparazione e di messa in sicurezza delle linee, c'è anche quello di catalogazione e documentazione, quindi con foto e video. È uno strumento che rimarrà nel tempo, dove le persone potranno anche aggiungere cose, perché comunque un'area boulder, nonostante ci siano delle linee tracciate, dei blocchi segnati, offre migliaia di possibilità. E questo è anche, secondo me, il bello di quando entri in un'area vergine, fondamentalmente. Per me esplorare e liberare blocchi è un po', secondo me, l'apice dell'arrampicata, nonostante la faccia da poco, ma mi sembra che metta insieme un po' tutto, ossia creatività, tecnica, fisicità, i movimenti, il pensiero e anche un po' l'interpretazione di quello che hai davanti agli occhi in quel momento. Poi alla fine lo guardi e dici figata. We'll be right back.
Non lo so, questo è quanto. Se c'è bisogno di altro, dimmelo.